Quello di Mameli, suonato ognuno nella propria stanza, nel proprio studio, diventa una esecuzione unica dove ogni musicista si unisce virtualmente e diventa orchestra. È l'esperimento riuscitissimo dell'Orchestra Filarmonica di Benevento, un modo per veicolare attraverso la musica piccole note di speranza a tutte le persone che sono a casa e che in questo momento storico indimenticabile possono sentirsi parte di una comunità unica, quella italiana, che con forza va avanti e si rialza. Il video che abbiamo appena visto dell'inno di Mameli è stato un tentativo di far uscire dalle nostre case la nostra musica e abbiamo pensato di mettere insieme tutti i nostri orchestrali in un brano che ci unisse nel modo più assoluto e quindi abbiamo registrato questo inno di Mameli montando ognuno la sua parte. Il buon Emilio ha curato il montaggio e è venuto fuori quello che abbiamo appena visto. Nei prossimi giorni, proprio sabato, andrà in diretta streaming su YouTube, sul canale dell'Orchestra Serba, se non sbaglio, sì, giusto, del Teatro Nazionale Serbo, un progetto che ha coinvolto molti enti, in particolare Samsun Opera, la Serbian National Theatre, il Serbian National Theatre e l'Orchestra Filarmonica di Benevento, il coro anche della Samsun Opera. In pratica si tratterà dell'Inno alla Gioia di Beethoven, dato che quest'anno ricorre il 250° anniversario, e verrà montato molto similmente con ciò che abbiamo fatto, come ciò che abbiamo fatto insomma con l'orchestra, questo Inno alla Gioia, dove c'è coro anche e tre orchestre che suonano contemporaneamente. Maya Martini ed Emilio Mottola sono due dei componenti della OFB, l'orchestra nata nel 2015 da ex studenti del conservatorio, che vanta collaborazioni con i più grandi maestri come Ezio Bosso e Antonio Pappan.